Hola a todos, io sono Mirko Stortini, professore della Scuola di Sorvegli Italiano, Progetto Gelato Italiano, e oggi voglio parlare con voi sobre un assunto che molta gente mi pregunta. Pod e pack, ossia, che querem dizer essas duas palavras? Será que todo mundo sabe utilizar esses dois parâmetros? Vamos ver junto o que significa pod e pack. Agora, podemos dizer que no mundo da gelateria, da sorveteria, foi criada uma medida através de um cálculo teórico, e veremos na maioria dos casos também prático, foi criada uma medida para medir o doce e, digamos, a quantidade de água congelada dentro de uma mistura. Essa medida di dose è chiamata POD, ossia POD, che in italiano seria poder dolcificante di dose. E esso non fu traduzito, perlomeno, ao portuguese, perché deveria essere POA, ossia poder adoçante. Ma mesmo assim, digamos che chi vive nesse mondo sabe che o POD è o poder adoçante. Poder adoçante referido ao quê? Referido sempre, digamos que o açúcar de referência que temos no nosso mundo é sempre o açúcar branco, açúcar esse refinado, chamar como quiser, quimicamente chamado de sacarose. Isso será a nossa referência, ou seja, quem criou essa medida criou na base che 1 grammo di açúcar branco tem 1 ponto, perché non tem una medida, non sono grammi, millilitri, sei lá, atmosfere, no? Non tem, è 1 punto di potere addossarci e 1 punto di potere anticongelarci. Ossia, saccarosi equivale 1 grammo, 1 punto di dose e 1 punto di potere anticongelarci. Diciamo che per un potere addossarci c'è una scala che possiamo seguire, che si incontra na internet, também falamos bastante dessa scala nos nossos cursos. Mas, então, temos que lembrar, no, che essa medida sempre si refere a o potere addossarci, ossia o açúcar di referenza, è a saccarosi. Che quer dizer isso? E tem açúcares que têm mais ou menos poder adoçante da sacarose, ou seja, adoça mais ou adoça menos da sacarose. Fazemos um exemplo: a frutose, no? Açúcar que se encontra bastante na fruta, que se encontra bastante também no supermercado, podemos comprar, no? Açúcar invertido, por exemplo, uma parte do açúcar invertido é frutose. Frutose tem um poder adoçante dependendo da forma. Tem vários tipos de molécula de frutose, mas dependendo da forma da molécula, podemos ter de 130 a 150 pontos. O que quer dizer isso, de 130 a 150 pontos? Quando vemos, por exemplo, dextrose 75 pontos, o que quer dizer isso? Quer dizer que se 100 gramas de saccarose me dão 100 pontos, repito, tudo o açúcar de referência é a saccarose. Se 100 gramas de sacarose me dá 100 pontos de poder adoçante, e quer dizer que 100 gramas de dextrose me dará 75 pontos, ou seja, a dextrose adoça um 25% menos respeito à sacarose, ou seja, a nível de dulçor é menos doce. A frutose, sei lá, 130 ou 150, quer dizer que ela adoça de um 30% de um 50% mais. Rispetto a saccarosi. Allora, quando in una ricetta, per esempio, no, che a poco che vamo collocando gli zuccheri, è una ricetta che contiene che praticamente questi zuccheri, questi poteri anticongelanti, addossanti, questi vari zuccheri che vamo collocando in una ricetta, vai si sommando a te scega a un determinato potere addossanti, che sarà, può essere, se là, 150, 180, 200, 250, 250, 300, 100, 100. Ok? Che quer dizer naquela somma, no? È come dizer, por exemplo, se eu tenho um poder adoçante de 200,
è come dire che indulso rendose, è come se a gente ci avesse 200 grammi di saccarosi da quelli prodotto. Ripeto, non è che teremo solo saccarosi, teremo fruttosi, teremo dextrosi, teremo otros azucari anche, chi sa, teremo lattosi, teremo, no? Se stiamo usando per esempio un lecce sin lattosi, teremo galactosi e teremos dextrosi, no? Mas, quando vemos ao final da resenha, poder adoçante, ou seja, somamos na nossa coluna de poder adoçante, vemos 150. É como se a gente tivesse, em questão de doce, colocado 150 gramas de sacarose em 1 kg de sorvete, obviamente. Então, é um pouco isso o poder, a questão do poder adoçante. Ok? E poi temos a outra medida che è abbastanza importante, no? Che si chiama poder anticongelante, ossia PAC. In questo caso, diciamo che esse PAC si incaccia perfettamente anche in portoghese, perché poder anticongelante. Allora, un PAC, un PAC, è praticamente è una medida che non sta una referenza sopra qualche tipo di azucar o di anticongelante, che anziché a gente sa che non solo azucari sono anticongelanti, ossia atrasano il congelamento d'acqua, no? Non solo azucari, ma anche altre sostanze che sono anticongelanti, ma in questo caso stiamo parlando di azucari. Quindi, il potere anticongelante non dà a caratteristica di un azucar o di un anticongelante di attrasare un congelamento d'acqua sempre baseato na saccarosi, perché ripeto, il nostro azucar di referenza sarà sempre la saccarosi. Ok, che vuol dire questo? Per esempio, io tengo la mia resenca un potere anticongelante di 300 punti. Sappiamo che cada azucar, no, cada anticongelante è un suo proprio potere anticongelante. Ripeto, la saccarosi tem un potere anticongelante 1 uguale a 1. Un grammo di saccarosi tem un punto di potere anticongelante e un punto di potere addossante. Questo vuol dire che 100 grammi di saccarosi terrà 100 punti di potere addossante e 100 punti di potere anticongelante. Allora, che vuol dire, per esempio, che la dextrosi tem 75 punti di potere addossante e 190 punti di potere anticongelante, che indose e la dose un 25% meno da saccarosi. In questione di potere anticongelante, ossia di attrasamento del congelamento d'acqua, e la tem essa caratteristica 1,9 veces mais alta che a saccarosi, no? Potremmo dire che comparato con 100 grammi di saccarosi, visto che la dextrosi tem un potere anticongelante di 100 grammi di dextrosi tem un potere anticongelante di 190, basicamente, no, da un mismo potere anticongelante che dà 100 grammi di saccarosi, a gente deveria collocare quasi, qua, na verdade sono 55-54 grammi di dextrosi, perché è un mismo potere anticongelanti, perché? Perché ripeto, 50 grammas si sono 1,9 volte sul potere anticongelanti da saccarosi, 50 moltiplicato 1,9 da 95, quindi ripeto, sarà aquele 54, porai. Questo vuol dire potere anticongelanti, sempre con referenza a saccarosi. E quando vamo a fare aquella somma, la nostra resetta, no? Che llegará un poco di potere anticongelante perché abbiamo collocato saccarosi, un poco di potere anticongelante perché abbiamo collocato lattosi, dextrosi, fruttosi, no? Otros tipo di azucari, no? Basato in quantas grammas di cada uno collocamo nella nostra resetta, vai si sommando la nostra resetta, ahí teremos, no? A somma total, per esempio, che mi darà 290, 300, 320. Che vuol dire quel numero? Vuol dire, visto che il nostro numero di referenza, il nostro azucar di referenza è sempre a saccarosi, se io tengo 320 punti di potere anticongelante, è come se io ci avessi collocato, in quei sorbetti, 320 grammi di saccarosi.
Por isso também os americanos não chamam ele de poder anticongelante, mas chamam ele de sacarose equivalência. Por quê? Porque tudo volta a sacarose, seja o poder adoçante che o poder anticongelante. E poi, ovviamente, tem uns cálculos, não, para fazer, baseado nesse poder anticongelante, que nos dará, não, por exemplo, o punto crioscopico e, calcolando a curva crioscopica, chegaremo a te. Saber qual è la temperatura di servizio, per esempio, da che isotto ci ho messo già è un assunto un poco mais complicato che non dà per esplicare questo video. Spero che tenha intendito che quer dire poter addossarci il poter addossarci, ripeto, sempre noi ci riferiamo a un nostro succo di referenza che è a allora, diciamo che con questo video è tutto. Io agradezco a tutto il mondo che partecipò e vogliò questo video. Convido voi a cliccare in basso a chi di questo lato, che io sempre erro, ma di questo lato praticamente devo sul bottone per si iscrivere al nostro canale di YouTube, molto importante perché temos muitas dicas, temos receitas, fazemos não, muitas lives, etc. E falamos muito sobre esse assunto. Então, se querer conhecer melhor esse mundo dos sorvetes, te aconselho de se inscrever no nosso canal. Depois, siga a gente, seja nas nossas nas redes sociais, seja no Facebook que no Instagram. Novamente, agradeço a todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Thank you.